This morning I'm going to be talking about the 10 steps. Questa mattina farò una presentazione sui 10 passi per i zero rifiuti. Appunto, i 10 passi consistono, il primo, nella separazione alla fonte, poi nella raccolta porta a porta, poi nel compostaggio e quindi nel riciclaggio. Un passo successivo è il riutilizzo, la riparazione, la decostruzione. Poi ci sono gli incentivi economici, ovvero meno rifiuti produci e meno paghi, e poi c'è i centri di ricerca e separazione dei residui. Successivamente c'è il passo della progettazione industriale, che deve essere, appunto, la progettazione stessa deve essere migliorata, e poi ci sono le discariche temporanee che per le sostanze che non possono essere riciclate e per le sostanze organiche cosiddette sporche. There are many places where ANPAS volunteers can help in this program. First of all, you have many doctors working for ANPAS. And it's important for them to understand the dangers. Ci sono molti settori in cui i volontari dell'ANPAS possono aiutare. Prendiamo per esempio i dottori. I dottori devono far capire alle persone che gli inceneritori creano dei problemi gravissimi alla salute. Devono informare il pubblico e devono influire sulle decisioni che vengono prese a riguardo. Poi, per esempio, la raccolta porta a porta o la raccolta differenziata. Beh, i volontari dell'ANPAS possono istruire, educare i cittadini non soltanto su come fare questa raccolta, ma anche perché lo dobbiamo fare per i nostri figli, per i nostri nipoti. Un altro passo importante tra i 10 è il compostaggio. Il compostaggio, che in alcune comunità viene fatto a livello centralizzato, e in altre comunità invece viene fatto a livello individuale, ovvero nel giardino di casa viene creato una piccola struttura di compostaggio. Quindi cos'è importante? È importante addestrare, formare le persone a utilizzare questo metodo e a eseguirlo, e i volontari dell'ANPAS potrebbero anche aiutare in questo senso. Fondamentale è il passo 5, ovvero il riutilizzo dei materiali, la riparazione degli stessi. E anche qui i volontari dell'ANPAS potrebbero lavorare in questi centri e donare il proprio tempo, appunto, per il recupero dei materiali e anche per far capire alla gente e a ristabilire questo senso della comunità. Quindi questi centri potrebbero servire, sempre con l'aiuto dei volontari ANPAS, come catalizzatori. Again, and I think overall. Quindi un altro ruolo dei volontari, appunto, è importante, è di far capire alla gente come è importante il settore dei rifiuti, quanto incide sulla vita, la nostra vita. Per esempio, ci vorrebbero 4 pianeti disporre dei rifiuti negli Stati Uniti, 2 per l'Europa, e pensiamo anche che l'India e la Cina ci stanno copiando nella produzione, diciamo, dei rifiuti. Quindi questo è qualcosa che deve cambiare, e noi dobbiamo cambiare il mondo, e noi possiamo intervenire nel campo dei rifiuti. Questi 10 passi, appunto, sono un movimento verso la sostenibilità. La produzione di rifiuti va verso la non sostenibilità, il compostaggio e il riciclaggio invece va verso la sostenibilità. Quindi, appunto, il fatto che l'ANPAS si sia dedicata anche a questa teoria dei 10 passi vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. L'ANPAS deve cercare di far capire che le emergenze non sono soltanto nel campo dei disastri ambientali, dei terremoti, ma anche nel campo dei rifiuti. In an emergency context, this is a global crisis that we're confronted with. We need 3 things.
appunto, to get to zero waste. Noi we need community responsibility tre cose, at the back end. We need industrial responsibility at the front end. And we need good political leadership to bring these two together. And I think ANPAS is part of that political leadership. At the end of the day, we need our communities to send an important message to industry. The message is very simple, very important. È un messaggio che è semplice, ma importante allo stesso tempo, che le industrie non dovrebbero produrre beni che non possono essere riutilizzati, che non possono essere riciclati. E quindi bisogna avere una progettazione industriale efficace. And lastly, the incinerators, when you try to build incinerators and landfills, as we saw in Naples, when you try to build incinerators and landfills, quindi, ultima cosa è quando noi costruiamo gli inceneritori e le discariche, come è successo infatti a Napoli, beh, le persone si infuriano, si arrabbiano, scoppia una specie di guerra, scoppia una guerra tra i politici e la gente. Quindi questi 10 passi verso rifiuti zero invece ha un effetto positivo, porta le persone alla pace, a collaborare, a stare insieme, a non interagire in uno stato di guerra, e l'ANPAS di nuovo può svolgere un ruolo importante in questo, perché tutte le persone devono essere coinvolte, i ricchi, i poveri, tutti, e l'ANPAS può rappresentare un simbolo, il simbolo delle persone che aiutano le persone. One last word. The most important thing, I think, about these 10 steps to zero waste, about the most important thing about zero waste, is it offers hope. Quindi la cosa più importante appunto di questo dei 10 passi o comunque della politica del zero rifiuti è che noi possiamo offrire speranza ai nostri bambini. Pensate quanto può essere deprimente per un bambino di 10-12 anni che gli parliamo del buco dell'ozono, del riscaldamento globale, della perdita delle foreste, dell'inquinamento degli oceani, dell'inquinamento del nostro corpo da sostanze tossiche. Insomma, noi stiamo dicendo ai nostri figli che non hanno un futuro, e invece il zero rifiuti dà un futuro a questi ragazzi, mantiene, gli diciamo che avrebbero più risorse della terra, quindi queste risorse devono essere mantenute per il futuro, e questo ovviamente è una cosa molto più positiva.